Salve, rieccoci. In questa seconda parte vi elencherò cose che nella teoria della terra piatta sembrano, cioè non dico essere vere, ma hanno almeno un fondo di verità. Possono però creare in inganno e far credere che i terra piattisti abbiano ragione loro. Bisogna ammettere che pochissime persone hanno visto la curvatura della Terra con i propri occhi. Pochi sono andati nello spazio, pure pochi sono saliti su un caccia. O su un aereo chiamato Concorde, non so come si pronuncia, il quale arriva a quasi 20 km di altezza e poter vedere la curvatura terrestre. Poi, tra l'altro, sembrerebbe che nelle fotografie si vede di meno. Cioè, se uno va con un aereo, la vede, ma se fa una foto, ma un effetto che non conosco, sembra che poi si venga appiattita. E qui sembrerebbe, ma non è che stiamo ingannando, non possiamo manco testimoniarlo. Quindi sembrerebbe che con i tuoi occhi la puoi vedere più facilmente da un aereo normale, ma con una fotografia più difficile. Sembra anche che non esista un punto, diciamo, preciso dove puoi vedere la curvatura della Terra. 20 km di altezza sembra che sia sicuro, 100% che tu la vedi. Ma quante persone ci sono andate? Secondo punto, noi siamo abituati ai fotomontaggi o cose simili. Ogni giorno, no, scopriamo che tante delle immagini viste in realtà sono dei fake. Come la favola di Lupo al Lupo. Prima o poi, quando una di queste è vera, no, non ci crediamo, non è possibile. È un montaggio, è un editing. Effettivamente, in teoria, tutte le foto che abbiamo visto dello spazio potrebbero essere false. Per quale ragione è poco plausibile una cosa del genere? Troppe persone dovrebbero tacere al riguardo. Troppe persone. Un esempio banale, per farvi capire, per analogia, è la mafia. Sempre stata segreta, sempre stata segreta. Noi non sappiamo ancora tutto sulla mafia. Però, grazie ai pentiti, qualcuno si è pentito nella corso della storia, qualcuno è stato infiltrato nella mafia e sappiamo molte più cose. E lo Stato adesso fa finta di combattere la mafia. Questo è un po' un altro discorso. Terzo punto, effettivamente è vero. La maggior parte delle immagini che vediamo sono ricostruzioni, ma questo serve per creare dei software per poter zoomare, poter fare, come devo dire, delle ricerche, no? Si programma sulla geografia astronomica, perché ma veramente è così. Perché, per esempio, non possiamo zoomare un'immagine all'infinito e avere sempre questa qualità. Sono delle ricostruzioni. Potete veramente zoomare quanto è basso, quanto ci serve. Non potrebbe esistere altrimenti Google Maps o Google Sky o cose del genere. Comunque, il fatto che poche sono le foto che noi abbiamo della Terra per intero, due dovrebbero essere, per esempio, la Blue Marble, la più famosa di tutte, la prima è stata scattata, ma ce ne saranno due, una o due massime a parte quella, perché è difficilissimo comunque sia fare una foto del genere. Questo non vuol dire che quelle immagini siano false. Poi, una cosa che fa discutere molte persone sull'argomento è che si possono vedere delle cose che in teoria dovrebbero essere al di là della curvatura terrestre. Però ci possono essere due spiegazioni. Cioè, o può essere semplicemente un miraggio. Molto semplicemente, non ci sono degli effetti ottici, insomma, dove le cose vengono specchiate. Ma molto. Ma questo si succede in certe condizioni particolari. Più che altro, bisogna capire che più si sta in alto, e più vedi lontano, più vedi oltre. Quindi, se un oggetto, anche se sono oltre la curvatura, è più alto, tipo una montagna, un palazzo. Lo vedi anche da più lontano, cioè, sostanzialmente, se tu puoi vedere cose che dovrebbero essere sotto la curvatura perché o sei in alto tu, per esempio su una montagna, su un palazzo, o perché è alto il punto che stai osservando, o tutti e due assieme. Poi si parla degli aerei. Gli aerei non fanno mai traiettorie in linea d'aria, cioè, non sempre. Che costo di fare degli scali. Io non sono un esperto di volo, cose del genere, perché non ho mai volato.
sinceramente. Però sembrerebbe che ci siano motivi economici, sembra che costi di meno fare degli scali per tutti. E comunque sia, anche per motivi di sicurezza, perché di fatto la generazione di emergenza, non è che devi fare 100.000 km di mare e dove atterri nell'acqua. Quindi in teoria, in realtà, cioè comunque sia, non è che non esistono voli lunghissimi senza gli scali, esistono anche in linea d'aria. Comunque, quando guardo l'Antartide, pochi di noi ci sono stati. Cioè, io non ci sono mai stato, non so voi, ma poche persone ci sono andate. Non è che puoi fare il turista così nell'Antartide. Pochi ci possono comunque andare. Difficile, comunque, uno possa andare ad esplorare tranquillamente, punto per punto, a vedere se non ci sono militari, se c'è il firmamento, cose del genere. Comunque, sì, un po' continente, ovviamente non. Cioè non ci abita manco nessuno, o quasi, ne si parte qualche ricercatore, quindi non è che puoi andare a testimoniare, cioè, ok, ma l'Antartide, che non è che cambiano gli impianti dell'Antartide, cioè, fateci vedere il fatto che non è vero che ci sta la cortina di ghiaccio, cose del genere. Ma è facile far convincere persone di una cosa del genere, l'Antartide non se ne frega praticamente nessuno in realtà. Poi, un altro, ultimo punto che vorrei trattare. Che effettivamente ci sarebbe una ragione, per quale ragione ci sarebbe indotto la terra piatta. Mi ricordo che l'utente, il giornalista mentale, faceva notare che noi dovremmo farci domande di natura teologica se la terra fosse davvero piatta. Già con l'idrocentrismo basterebbe, ma la terra piatta ancora di più. La terra fosse piatta, al centro dell'universo, cose del genere, dovremmo pensare come mai proprio noi al centro dell'universo, cose del genere. Come è nato il mondo? Sembrerebbe effettivamente che tutto ciò che è stato detto dalla scienza dovremmo cestinarlo e accettare poi il creazionismo, quindi l'esistenza di un dio, cose del genere. Addirittura c'è chi mette in mezzo proprio il cristianesimo, ad esempio. Dicono: no, ma in realtà nella Bibbia non è vero che c'è scritto che la terra è sferica, perché c'è chi sostiene questa cosa. In realtà c'è una discussione di natura filologica su questa cosa. Ed è molto ideologizzato perché se la Bibbia c'è scritto veramente la terra sferica, come facevano a saperlo? Allora la Bibbia non è vero che va contro la scienza, no? Invece se è contrario, se la Bibbia dice che la terra è arrabbiata, allora la Bibbia dice falsità, insomma è molto strumentalizzata come cosa. Effettivamente, se una teoria del genere, se fosse presa dovera, sarebbero grossi guai per il laicismo sempre più dilagante. Una società sempre più anticristiana, secolarizzata, laicizzata, sarebbe grossi guai da tutti i punti di vista. Ora, io non sto dicendo in questo momento che Dio esista o che Dio non esiste. Semplicemente questa teoria, in modo arrivato, potrebbe portare più di qualcuno a farsi delle domande di natura teologica, perché poi va tutto a spiegare come perché esiste il mondo. Perché esiste, perché è così, perché è piatto. Ah, un'ultima nota, diciamo, sui simboli delle Nazioni Unite, sì, è vero che quella è una terra piatta, ma che vuol dire? Cioè, se avevano, cioè, esisteva un altro modo per poter mettere tutti i continenti assieme? Infatti, secondo me, i terrapiattisti hanno proprio copiato il simbolo dell'ONU. Ecco, questo così è la terra piatta. Così è. Cioè, l'ONU doveva semplicemente mostrare tutti i continenti assieme. L'Antartide non serve a niente, nessuno, capirai. Non è che siamo stati una terra piatta. Poi il fatto della massoneria, che c'è come si chiama, l'obbligo di verità, che ci mettono le cose. Cioè, massoneria, quello che noi sappiamo, è tutto segreto. Cioè, le cose le occulta, non le mostra. Questo non sono come dimostrare il fatto che la massoneria dovrebbe essere segreta, ma tutti dicono di saperne qualcosa. Noi sappiamo quasi niente della massoneria, cioè il suo volto di facciata. No, noi siamo tutti buoni, bravi uomini, non c'è nessun complotto, noi semplicemente siamo un'organizzazione come un'altra, no? E poi, ma cosa fanno segretamente? Infatti noi non lo sappiamo. Quindi questo fatto che troppe persone credono di sapere cosa fa la massoneria, allora dice, come è possibile questa cosa? Allora la massoneria ci mostra delle cose, ma non ci fa capire, cerca di quindi la massoneria stessa, come ci occulta le cose, ce le occulta, ma ce le mostra in maniera indiretta, in modo che poche persone riescano,
Queste poche persone poi devono essere prese per sceme. Insomma, non ha senso questa cosa. Non ha senso. Poi tutti. Ma punto. Il fatto del gioco delle carte degli Illuminati. Che sembrerebbe. Dicono che molte cose si sono avverate. Dicono che il creatore ha passato dei guai seri. Ora, il problema è che io non so nulla di questo gioco. Dovrei approfondire in un secondo momento. Effettivamente, se per assurdo veramente gli stessi Illuminati, veramente il tizio del gioco di carte degli Illuminati, avesse per davvero saputo delle cose, e lì nel gioco di carte sembrerebbe che i terapiattisti, vengono presi in giro. Questo non vuol dire mica che sia vera la teoria della terapiatta, al limite, con la teoria della terapiatta, molte teorie del complotto o presunte tali. Vengono ancora di più prese in giro. Questo c'è, questo potrebbe esserci un fondo di verità, ma anche no. Cioè, noi sappiamo che dal punto di vista scientifico la Terra non è piatta. Dovrei informare meglio sul gioco di carte degli Illuminati, perché poi non può dimostrare tutto il contrario di tutto, dovrebbe anche essere tutta una bufala. Ok, io non so, per questo non ho parlato di questa cosa nel video precedente. Ho rimasto pure scordata, però mi dovrei informare su questo argomento. Probabilmente questo è tutto. Nel caso, se avessi tempo ed energia, farei altri video sull'argomento, perché è una cosa che mi interessa molto. Grazie per l'ascolto, un saluto a tutti.